La cultura per resistere, è di questo che si parla stasera. La cultura è letteratura, è arte, è cinema in questo caso. Una tua opinione in merito? La cultura per resistere è importante perché in questo momento è un momento in cui bisogna resistere. C'ho un auspicio, sarebbe bello poter dire la cultura per esistere, perché mi sembra che quella dovrebbe essere la regola, no? Ecco, hai toccato un tema centrale, quello della cultura per esistere, un po' un tema che si ricollega anche al mestiere di ognuno di noi, insomma alle passioni, alle pulsioni che ognuno sente. Si riesce a vivere di cultura, a vivere di arte al giorno d'oggi? Sì, ci si riesce anche, certo bisogna armarsi di molta tenacia secondo me, oggi molto più di prima. Il tuo film Pulce non c'è tocca un tema importante e ha avuto una buonissima risposta anche e soprattutto nel Vallo di Diano. Come hai pensato a questo film e cosa ti ha ispirato? Ovviamente i motivi che poi fanno sì che uno scelga una storia da raccontare sono tanti. Nel mio caso c'erano sia esigenze proprio di tipo cinematografico, volevo fare il mio esordio alla regia con un film che mi consentisse di rischiare molto e i temi del film da questo punto di vista mi aiutavano tra virgolette, e però poi come sempre ci sono anche urgenze più personali, ecco, sono tante insomma. Tu da tanti anni vivi fuori, vogliamo una tua personale impressione sul Vallo di Diano, da uno sguardo che è un po' esterno, però immaginiamo che il tuo cuore sia qui. Sì, insomma, l'impressione che ho da esterno, ma forse anche da interno, diciamo con un piede dentro e uno fuori, è quello di un posto di tantissime potenzialità. Ahimè, però anche di grande, per il momento ancora tante potenzialità che restano inespresse secondo me, e questo per me vale per il Vallo ma credo valga per tanti posti, forse neanche più del Sud Italia, quasi si può dire in Italia c'è questo principio per cui c'è una grande, si lascia molto andare via, si investe anche molto su quelli che vanno via, però poi non si crea quella necessaria osmosi, no? Per cui tanta energia, il grande spreco sono le energie che vanno via e che poi non riescono a rientrare. È vero, perché insomma Restate ragazzi ha il suo tema centrale proprio nella riscoperta del territorio, delle tradizioni, ma soprattutto delle grandi potenzialità che il Vallo di Diano in questo caso possiede. Il Vallo di Diano è terra di giovani che emigrano ma che in effetti potrebbero portare qui le proprie esperienze. Un tuo personale consiglio ai ragazzi che vogliono intraprendere un mestiere, seguire le proprie passioni? Io penso che nonostante tutto il distacco sia importante, quando comporta un arricchimento è importante, quindi in fondo andare via non è solo una necessità dettata dalle condizioni del territorio, ma la cosa importante è che sia sempre una scelta, non sia una condizione che uno è obbligato a seguire.